Quarto e ultimo giorno della fiera Gluten Free Expo. È stato un grande successo, indiscutibile. Maria Pia e Iuri, cosa mi dite? Si può migliorare. Sicuramente è stato un successo, la risposta del pubblico è stata ampia. Per l'anno prossimo ci saranno già modifiche che abbiamo segnato. Abbiamo apprezzato i commenti del pubblico, positivi e negativi, e tutti i consigli che ci hanno dato, e verrà attuato un buon miglioramento. Iuri? Sì, nel senso che forse ci aspettavamo un afflusso maggiore, anche se è stato comunque notevole per una fiera in startup. Abbiamo patito forse un po' le condizioni climatiche, ma il punto favorevole è stato vedere sia il pubblico presente, che comunque ha rasentato quasi le 7000 unità, che gli espositori molto contenti e soddisfatti, e si sono instaurati tantissimi rapporti lavorativi tra espositori, visitatori sia professionali che il pubblico, che sono venuti a conoscenza di nuove aziende, nuovi prodotti. Dunque l'intento della fiera è stato raggiunto oltre l'aspettato, nel senso che lavorativamente parlando e professionalmente parlando il nostro lavoro l'abbiamo fatto e gli espositori ne sono ben contenti. E infatti molti hanno già dato l'adesione e hanno già riconfermato per il prossimo anno, che sarà a novembre. Sì, esatto, sarà dal 15 al 18 novembre, questo per un po' il tempo che ci ha penalizzato, quindi le condizioni atmosferiche, ma anche per permettere alle aziende che quest'anno erano impegnate nella produzione natalizia di essere presenti senza nessuna scusa. Quindi l'appuntamento è un altro anno a novembre? Sì, dal 15 al 18 novembre. Vi aspettiamo numerosi e affrettatevi, perché ho appena sentito alcune aziende che vogliono lo spazio doppio, dunque quando è finito è finito. Datevi da fare.